Siamo con Pietro Geraci, un istruttore di nuoto che si è recato in Francia dopo aver parlato con i genitori di Stefania Barral per cercare di dare un suo contributo per la ricerca della ragazza nel torrente. Pietro, lei non è solo istruttore di nuoto ma è anche altre qualifiche. Sì, io sono presente anche istruttore di soccorso, soprattutto soccorso acquatico, nell'ambito comunque di ricerche in torrente, in mare o nei laghi. Abbiamo una scuola a Trento che praticamente fa la formazione quasi in tutta Italia per i soccorritori fluviali e alluvionali, quindi avendo queste qualifiche praticamente ho pensato bene di dare una mano alla famiglia di cui conosco il padre per la ricerca di questa ragazza che è scomparsa appunto domenica scorsa in questo torrente in Francia. Visto che praticamente le autorità francesi non si muovevano, ho pensato bene di dare almeno il mio contributo insieme a un altro ragazzo che si occupa di soccorso insieme a me. E quindi ci siamo recati sul posto con un parente della vittima e abbiamo constatato praticamente che il torrente è un torrente di quinto o sesto grado, quindi molto difficile da navigare, soprattutto in alcuni tratti impraticabile. Quindi quel torrente, chiaramente avendo avuto una portata d'acqua maggiore per il fatto che c'era la neve che si stava sciogliendo, quella giornata comunque c'era anche praticamente pioggia abbondante, il sovraccarico di questo torrente ha fatto sì che diciamo le due persone che sono finite in acqua non hanno avuto la possibilità di riuscire a trarsi in salvo in una riva. Molto probabilmente sono scomparsi appunto nei primi 200-300 metri, non se ne saranno neanche accorti, credo, perché comunque vedendo la situazione sul posto mi sono reso conto che uscire fuori da lì anche un bravo nuotatore non ce l'avrebbe mai fatta. Ecco, perché spieghiamo che il torrente è un torrente impetuoso, pericoloso, gola, il sesto è grado. È una gola molto stretta, soprattutto piena di rocce, non c'è via di uscita perché praticamente quasi tutto con pareti abbastanza alte, molti rami anche che impediscono comunque l'ingresso anche nel torrente. Infatti noi ci siamo dovuti calare giù con delle corde, tagliare anche alcuni rami con dei maceti per riuscire a passare in alcuni passaggi dove cercavamo appunto questa ragazza. Abbiamo provato a guardare anche in alcuni posti che noi chiamiamo nicchie, sifoni o collini, nel gergo praticamente fluviale, dove poteva essere incastrata, però abbiamo poi solo trovato i pantaloni, penso siano della ragazza, e altro non si è riusciti a trovare. Noi abbiamo perseguito praticamente tutto il fiume fino alla diga, abbiamo fatto anche un monitoraggio sopra la diga, ma pensando che poteva essere incastrata nella grata di nella grata dove praticamente finisce l'acqua che va alla centrale elettrica, ma c'è un pettine lì che comunque a intervalli raschia praticamente tutta la ramaglia che si ferma sulla grata per evitare che si formino praticamente dei tappi. Sicuramente se fosse finita lì l'avrebbero già trovata il personale addetto alla centrale. Quindi si trova sicuramente tra il ponte dove è venuto l'incidente e la diga. Allora, io penso potrebbe essere due o tre le soluzioni di trovare la ragazza. Una potrebbe essere incastrata ancora sotto qualche roccia per il fatto che ci sia tanta pressione dell'acqua che comunque ti schiaccia in magari una nicchia sott'acqua, sotto qualche roccia sott'acqua, dove comunque la pressione dell'acqua caduta la trattiene. O potrebbe essere anche il fatto che sia praticamente sotto nel bacino dove c'è questa diga, o il fatto che c'era comunque tanta acqua piena di questo torrente che comunque si confluiva insieme a un altro fiume che c'è arrivando da un'altra valle, la portata d'acqua era superiore al dovuto e sia uscita fuori dalle paratie della diga e abbia continuato il percorso sull'altro fiume. Quindi io adesso sto aspettando che mi diano conferma questo weekend i sommozzatori, dopodiché la prossima settimana mi presto di nuovo per tornare su almeno un paio di giorni e
fare almeno il primo tratto, che sperando che l'acqua sia comunque diminuita, e eventualmente poi proveremo a scendere anche il secondo tratto, sempre facendoci fare da avendo presente una navetta che ci fa supporto per vedere se non è incastrata magari in qualche riva, certo, del fiume sotto, ecco, essendo anche più largo forse è più facile riuscire a trovarla lì incastrata che sul tratto sopra. Ecco, lei cosa ne pensa di questa polemica della mancata assistenza da parte dei francesi, della mancata impegno per la ricerca? Io normalmente, noi nel soccorso si presume che se si interviene nei primi 20 minuti, 30 minuti si può trovare ancora la persona in vita. Superato questo termine, dopo comunque un'ora è difficile trovare una persona in quelle condizioni viva, e quindi il soccorso può arrivare sul primo momento veloce, ma poi dopo non perdono tempo per trovare una persona comunque deceduta. D'accordo, però anche per la famiglia trovare il corpo. Ma il problema è che loro dicono, cioè avendo parlato comunque con i francesi, loro se si trova per casualità ben venga, la vanno a recuperare, ma non andranno a mettersi lì a fare una ricerca dove comunque loro, per loro è un spreco di soldi, di tempo e un rischio anche per i loro soccorritori. Lei lo trova giusto questo? E non è giusto, perché io come soccorritore, come diciamo Pietro Geraci, penso che bisognerebbe sempre restituire un corpo alla famiglia e fare il possibile per trovarlo. Questo per la mia coscienza. Chiaramente io sono un professionista e decido io per me. I soccorritori là avranno una gerarchia, che qualcuno che comunque gli vieta di andare, quindi saranno probabilmente sotto qualcuno che gli dirà di non andare a cercare, per evitare, secondo me, altri incidenti. Ecco, solo un'ultima cosa, il corpo del ragazzo è stato trovato su 500 metri dopo, sopra già una roccia. Quindi lui, non nell'acqua? No, sempre nell'acqua, però su una roccia. Lui si è fermato incastrandosi sopra una roccia, molto probabilmente perché lui, essendo più pesante, è riuscito a fermarsi prima. E il casco invece è stato trovato tra... No, il casco della ragazza, perché io credo che il casco del ragazzo era ancora allacciato, da come mi avevano detto, mentre il casco della ragazza forse si è slacciato nella caduta. E chiaramente una ragazza è molto più piccola, probabilmente il casco sull'urto si è allentato e l'ha perso nell'acqua. Ecco, quindi speriamo in lei, Pietro, e nei suoi amici. Ma non in me, io spero perché questa è la verità. La squadra che andrà sulla prossima settimana è una squadra italiana, comunque di volontari. Perché comunque volontari italiani, chiaramente, okay. Noi non percepiamo, non prenderemo nessun soldo, lo faremo proprio a titolo di diciamo di patriottismo e di riportare comunque almeno a casa la salma per poter consegnare ai genitori. Non c'è nessun, non si spera in nessuna ricompensa, perché su queste cose qua secondo me non bisogna lucrare, anzi io immagino che fosse stato per mio figlio avrei fatto lo stesso, e quindi non c'è assolutamente nessun scopo di lucro, pubblicità. No, certo, nessuno l'ha mai pensato questo. Esclusivamente per il soccorso, perché certo. È il nostro lavoro, se no non è la passione del nostro lavoro. Io ho già il mio lavoro dove guadagno, quindi non ho bisogno di andare a speculare su queste cose qua. Assolutamente. Allora, speriamo molto, mi dispiace molto per la famiglia e spero di riuscire a dare un contributo come appunto tecnico di soccorso fluviale, e di aiutare anche le altre squadre di volontari che comunque si prestano ad andare su poi insieme a me per fare questa ricerca. Infatti ci stiamo attivando già telefonicamente per riuscire a creare una squadra omogenea che possa lavorare sia da terra che in acqua, in sicurezza, e soprattutto avere almeno dei risultati che fino adesso purtroppo non abbiamo avuto.